Ehi, ciao! Sì, oggi parliamo di FPS, parliamo di refresh rate dei monitor e rispondiamo alla fatidica domanda: più FPS vi rendono un giocatore migliore? Beh, ci sarà davvero da divertirsi, ma prima di tutto lasciamo la parola allo sponsor di oggi, che dura 45 secondi e se volete potete skipparlo, ma io vi consiglio di non skipparlo. Stanchi di questa scritta? Sudiki Deals è il sito sul quale trovare migliaia di chiavi di videogiochi e soprattutto chiavi di attivazione per Windows 10. Basta selezionare il vostro prodotto, aggiungerlo al carrello, procedere all'acquisto e, sorpresa sorpresa, inserire il codice sconto G20 per un ulteriore 20% di sconto su un prezzo già abbastanza conveniente, scegliere come pagare e andare nel vostro user center per controllare che l'ordine è già praticamente nelle vostre mani. Ma come si attiva Windows 10? Basta cercare attivazione nella barra di ricerca di Windows, andare nella sezione corrispondente e incollare il codice che avrete trovato su Sudiki Deals. Ragazzi, ricordate, veloce e sicuro, tutti i link sono in descrizione. Sudiki Deals, fantastico! Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi rispondiamo, come ho detto prima, alla domanda: più FPS vi rendono dei giocatori migliori? Prima di tutto dobbiamo fare un po' di cultura generale. Oggi parleremo di refresh rate, di frame per secondo e di latenza di input. Allora, innanzitutto, cos'è il refresh rate? Per chi non dovesse saperlo, i monitor hanno un indice di rinfresco, di refresh appunto dell'immagine, che si chiama refresh rate. Sa significare quante immagini in un secondo il vostro monitor è in grado di farvi vedere. La maggior parte dei monitor che utilizziamo normalmente, giornalmente, hanno un refresh rate di 60 Hz. Ok? I monitor da gaming possono avere invece refresh rate variabili che vanno da 60, 144, 240, 360, ma anche 100 Hz, 120 Hz. Io personalmente sono salito abbastanza tardi a bordo del treno dell'alto refresh rate, nel 2018 ad essere precisi, ma credetemi, il salto da 60 Hz a 144 Hz è più che tangibile e non me la sento più di tornare indietro. Per darvi giusto un paio di numeri, un monitor con refresh rate a 60 Hz rifrescia l'immagine ogni 16,67 millisecondi. Significa ogni 10,6 di secondo, che umanamente è poco percettibile nella vita di tutti i giorni se pensiamo che un secondo è più o meno... Provate a dividerlo per 10, per 100 o per 1000, non ci riuscite. Ma in game, un 144 Hz che rifrescia l'immagine a 6,94 millisecondi è davvero un bel salto, perché andiamo a togliere ben 10 millisecondi da quei 16 dei 60 Hz. Credetemi, è davvero molto molto fluido, sembra davvero, come si dice in inglese, battery smooth. 240 Hz, in teoria, è uno schermo che vi fa vedere 240 immagini al secondo ed ha un tempo di permanenza dell'immagine di 4,17 millisecondi, 360 Hz invece 2,78 millisecondi. Capite benissimo che il salto più grande si ha da 60 a 144, mentre da 144 a 240 andiamo a perdere circa 2 millisecondi, da 240 a 360 andiamo a togliere altri 2 millisecondi circa. Quindi la differenza non è così percettibile, a meno che non siate davvero infogliati su quel gioco e ci passiate ore e ore e ore al giorno. Adesso invece parliamo un attimo di FPS. Gli FPS, che sta per frame per second, è il numero di immagini consecutive che la vostra scheda grafica, il vostro PC, la vostra console riesce a riprodurre e a renderizzare in un secondo. Se volete bene o male sapere quanti FPS noi riusciamo a vedere di media, beh, vi lascio il link qui su. Invece, l'input lag, che cos'è l'input lag? Allora, l'input lag è un termine semplicistico per intendere latenza di input e latenza di output. Vi faccio un piccolo esempio. Questo qui è il mio mouse. Nel momento in cui io premo il tasto, do un input. Nel momento in cui l'input viene processato dal mio PC,
beh, quello lì praticamente il tempo che passa è l'input lag, cioè la latenza da quando io premo il tasto a quando viene processato. Invece la latenza di output è lo stimolo precedente, l'input precedente, che dopo essere stato processato viene mostrato a noi tramite uno schermo. In questo caso noi uniamo questi due grandi termini, cioè latenza di output e latenza di input, e li indichiamo con input lag. C'è da aggiungere, a mio parere, un quarto elemento che poche volte viene espresso in questi video, e cioè il polling rate. Ogni periferica, specialmente i mouse, hanno il polling rate variabile. Che cos'è il polling rate? È un termine molto scientifico, potremmo dire, un termine molto strano, che sta ad indicare quante volte in un secondo la vostra periferica, in questo caso il vostro mouse, dice al vostro PC dove si trova nello spazio. Esistono vari livelli di polling rate, 100, 250, 500 e 1000 Hz. Che significa? A 1000 Hz il vostro mouse dirà al vostro PC in un secondo dove si trova nello spazio per ben 1000 volte. Che cosa significa adesso? Significa che se voi abbassate il polling rate del vostro mouse, il vostro PC, beh, avrà meno informazioni dalla vostra periferica. Viene da sé che giocare con un polling rate di 1000 MHz è semplicemente più rapido, è dà una risposta molto molto più alta rispetto a un polling rate di 100 Hz o comunque 250 o 100 Hz. Ora, umanamente, noi stiamo parlando di misure estremamente piccole, millisecondi, 100 Hz, sono misure che noi non riusciamo a percepire normalmente, cioè non è che io vado per strada e mi conto i millisecondi che ci metto per arrivare da casa mia alla piazza del mio paese. Ma quando si tratta di giochi competitivi, in cui oltre a queste misure dovremmo anche aggiungere il ritardo, quindi il lag del server se giochiamo online, beh, cominciamo a parlare di misure estremamente percettibili che possono davvero fare la differenza tra un colpo andato a segno e un colpo casomai mancato, perché noi quando giochiamo online abbiamo a che fare con persone reali che reagiscono in tempo reale, ovviamente, con imprevedibilità assurda a, non lo so, un colpo ricevuto o alla vista di noi, dei nostri compagni, dei loro nemici. Avete presente quella campagna che lanciò Nvidia qualche tempo fa? Frames win games. Beh, non è così sbagliata, non è puramente marketing. Allora, ragazzi, quello che voglio farvi capire è che se noi giochiamo a 60 fps su uno schermo a 60 Hz e un polling rate di 1000 del vostro mouse, è come se, non è propriamente spiegato in termini scientifici, perché questo è come lo intendo io, quello che io sento a mano quando gioco, è come se 1000 di quegli input che il vostro mouse dà al vostro computer non vengano registrati tutti. È come se ne entrassero solamente 60 di quei 1000, perché voi giocate a 60 frame al secondo. Di conseguenza viene da sé capire che più sono alti i frame al secondo, più input di quei 1000 che il vostro mouse dà al PC entrano. Che significa? Significa che se giocate a refresh rate più alti, avete un controllo molto più immediato della visuale del vostro personaggio, del colpo sparato dalla vostra arma o anche di ciò che voi vedete a schermo. Adesso direte, sì, ok, G, ci stai dando una marea di numeri, ma ci sono delle prove? Ragazzi, io non posso fare tutti questi test, ma vi lascio in descrizione un video di Linus Tech Tips. Lo so che è un video lungo, ma estremamente interessante. In pratica vengono messi a paragone tre pro player, tra cui anche Shroud, che è uno dei giocatori più famosi al mondo per le sue manovre quasi al limite del hacking, quasi al limite del cheating, altri due pro player comunque che hanno giocato anche a livello internazionale, e Linus stesso e un altro youtuber. Tutto questo per capire se effettivamente più frame al secondo danno un vantaggio sì ai pro player ma anche alle persone normali. Il test più interessante che è stato condotto è stato quello di giocare a 60 frame al secondo su un monitor a 60 Hz. In pratica ci viene spiegato che è vero che c'è una latenza di 16,67 millisecondi del monitor,
Che significa che l'immagine permane sullo schermo per 1,6 centesimi di secondo. Ma dovete anche pensare che di quei 1000 input del vostro mouse ne entrano solo 60. Quindi nel momento in cui io vado a fare un movimento lineare col mouse e giochiamo a 60 fps su uno schermo a 60 Hz, dovremmo contare 16 millisecondi di ritardo dell'input innanzitutto e 16 millisecondi di ritardo anche dello schermo. Che cosa significa questo? Significa che se andiamo a sommare 16 millisecondi di input di ritardo e 16 millisecondi di output del monitor di ritardo, arriviamo a una cifra di circa 32,8 millisecondi. 32 millisecondi di ritardo in uno scenario competitivo, in uno scenario in cui abbiamo a che fare con un avversario umano che, come ho detto prima, reagisce in maniera imprevedibile, è effettivamente un ritardo molto grande che può stare a significare la differenza tra una vittoria e una sconfitta, tra un colpo andato a segno e un colpo mancato. Si è passato poi al test di un monitor a 60 Hz con un frame rate alto e lì c'è stata già una differenza molto tangibile. Per quanto il lag di la latenza di output fosse la stessa, quindi 16 millisecondi, la latenza di input era molto molto diminuita e quindi di quei 1000 input del mouse ne entravano molti di più. Quindi a mano, potremmo dire, a mano, mouse alla mano, il tutto era molto più veloce ed estremamente più reattivo. Lo scenario migliore si è avuto con comunque schermi a refresh rate alto e FPS alti, perché non dico che l'input lag e l'output lag si equiparassero, ma almeno il tutto aveva meno latenza. Meno latenza fra ciò che fate e ciò che vedete a schermo, beh, sono la chiave per avere un'esperienza di gioco molto migliore rispetto a uno schermo a 60 Hz e giocare a 60 frame al secondo. Ma, ragazzi, il cervello umano è davvero affascinante da questo punto di vista. Un partecipante al test, che ha giocato per tantissimo tempo su schermi a 60 Hz con un frame rate di 60 fps, ha dichiarato: io mi sono sentito a casa. Perché contando che avete circa 16 millisecondi di ritardo nell'input e 16 millisecondi di ritardo nell'output, è possibile prevedere un pochettino, ovviamente dopo ore e ore e ore di abitudine a questo refresh rate e a questo frame rate, è possibile prevedere, non con precisione assoluta, ma è possibile riuscire a battere, diciamo, questo lag. Questo ovviamente mette in campo un altro fattore molto molto importante, e cioè i tempi di reazione. I tempi di reazione sono ciò che differenzia un buon gamer, possibilmente anche giovane, da un gamer che ormai ha passato i 30 anni. Quindi sì, a quanto pare io non sarò mai un pro player. In altre parole, quanto voi riuscite a essere veloci nella risposta a un input, che in questo caso non si parla di input del mouse, ma l'input che vi viene dal gioco, quindi se uno vi spara e voi aspettate un secondo prima di girarvi e spararlo, beh, capite da voi che lì si tratta di una sconfitta. Ma se siete abbastanza veloci da reagire a un input che viene dal gioco, beh, è probabile che voi riuscirete anche a essere competitivi con un monitor a 60 Hz e un frame rate relativamente basso. Adesso voi direte: G, ok, ma la domanda era: più frame al secondo ci aiutano a vincere nei giochi? Ci rendono dei giocatori migliori? Beh, no. La risposta esatta a questa domanda è: dipende. Più frame al secondo e un monitor con refresh rate più alto ci aiutano soltanto a ricevere più informazioni, ok? È riscontrato, è tangibile che un monitor con un alto refresh rate e giocare con una scheda grafica in grado di darvi molti frame al secondo vi diano molte più informazioni. Però alla fine sta sempre a voi, al vostro cervello, ai vostri tempi di reazione, riuscire a elaborare quelle informazioni e magari riuscire a reagire casomai a un colpo ricevuto e rispondere a tutte le cose che avvengono in game. Ragazzi, come sempre, non avendo i mezzi necessari per poter misurare, ecco, tutte queste cose, vi porto dei test fatti da chi, ha i mezzi
proprio per rendere possibile questa cosa e ve li spiego nella maniera un pochettino più semplice e più comprensibile e più vicina alla mia comprensione soprattutto. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto .dg. E vi lascio con un piccolissimo consiglio: non focalizzatevi tanto sul lato tecnico, ok? Io ho cominciato a giocare a 144 Hz con la mia 2080, ora sto giocando con la mia 3080 e non sono diventato un giocatore migliore. Riesco semplicemente a vedere più cose, riesco a sentire il gioco in maniera diversa e quello può darsi che mi abbia aiutato in determinati casi. Ma è l'esperienza che la fa da padrone. Se io passo 10 ore su Warzone con uno schermo a 360 Hz, un ragazzo che ci ha passato 1000 ore con uno schermo a 60 Hz sicuramente mi prende e mi sconfigge, sempre e comunque. Grazie mille per essere stati con me, vi do appuntamento a un prossimo video, sempre qui sul punto .dg, sempre qui col vostro G. Ciao!